Hannes Fink, la mettiamo così, hai fatto tutto tu, cioè il gol del vantaggio e poi il pareggio dell'Alessandria nella porta sbagliata hai segnato. È vero, purtroppo abbiamo preso un gol stupido anche oggi, però pazienza. Buona però la prestazione perché si è visto un suo tiro volitivo che se l'è giocata alla pari, a viso aperto anche, ha fatto la partita in parte, l'ha subita anche, però comunque un suo tiro, diciamo così, con ancora motivazioni e questo è importante visto che a salvezza acquisita non avete più niente o pochissimo da chiedere a questo campionato. Questo è vero, ma penso che siamo un gruppo sano, un gruppo che si impegna dal primo giorno fino ad oggi. Purtroppo i risultati non sono proprio venuti come ci aspettavamo, però anche oggi abbiamo dimostrato che anche una squadra come l'Alessandria non ci ha messo sotto, anzi penso che abbiamo giocato alla pari e anche oggi penso, nonostante che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sbagliato ancora troppo. Penso che quando magari qualcuno ci vede in allenamento vede ancora robe molto, molto più positive. Però questo vuol dire che c'è margine di miglioramento e questo è sempre buono. Prestazioni come questa, risultato positivo come questo, ma mi viene da pensare anche alla vittoria che avete fatto a Cittadella, cioè un Südtirol grande con le grandi, aumenta i rimpianti per un campionato non divertice o comunque non all'altezza di quello che poteva essere l'obiettivo, cioè i play-off. Sicuramente, ma non penso solo a questi risultati qua, anche ad altre partite che magari non siamo riusciti a vincere, dove però la prestazione è stata ottima. Noi hanno dimostrato che potevamo fare qualcosa in più, purtroppo non siamo riusciti anche per colpe nostre, queste le sappiamo, vuol dire che dobbiamo ripartire l'anno prossimo. Come ti sei trovato oggi in questo ruolo parzialmente inedito per te di punta o comunque insomma di trequartista a supporto della prima punta agli Ozzi? No, mi sono trovato bene, tanto io penso sempre che l'interpretazione del ruolo fa la differenza, poi è chiaro che ognuno ha un po' caratteristiche diverse, però a me mi piace stare tra le linee, sia da centrocampista che da punta, e quello non è che mi è cambiato tantissimo. 1-1 sul campo, però la sfida personalissima con il super amico Fischnaller l'hai vinta tu? Ma non lo so, perché prendi un punto lui e un punto io, per quello penso che l'abbiamo pareggiata.